Adesso vi facciamo vedere come è possibile costruire un robot giocattolo utilizzando tutto materiale di recupero: scatole, scatoline, tappi, bottigliette dello yogurt. Noi ci divertiamo tantissimo a inventare giochi e a costruire utilizzando del materiale che troviamo in giro per casa e che altrimenti verrebbe buttato via. Una cosa che ci piace tantissimo è dare una vita nuova a questi oggetti. E quindi, ad esempio, una bottiglietta dello yogurt potrà magicamente diventare la gamba di un robot. E questo ovetto porta sorprese diventerà la mano del nostro robot. Vediamo quello che ci serve e che abbiamo già qua pronto sul nostro tavolo. Una scatola di media grandezza, una scatolina piccola con una parte trasparente. Se non avete una scatolina come questa, che è quella tipica delle macchinine, potete benissimo usare una scatola tutta trasparente come quella dei bastoncini per gli orecchi, oppure una scatola di cartone. Una scatola piccola e piatta, alcuni tappi di bottiglia, dei tappi di sughero, due ovetti porta sorprese, due bottigliette dello yogurt grandi e due bottigliette dello yogurt piccole. Ovviamente se le avete solo piccole o solo grandi va bene lo stesso. Ricordatevi che nulla è insostituibile e non dovete mai arrendervi se vi manca qualcosa. Dovete solamente aguzzare l'ingegno e cercare in casa qualcosa che possa servire al vostro scopo. Vediamo allora le fasi per costruire il robot che si trova a pagina 86 e seguenti del libro Rompiamo le scatole. La particolarità di questa costruzione è che nella prima fase faremo tantissimi fori nelle nostre scatoline e nei nostri componenti. Dopodiché la costruzione sarà tutto un assemblaggio delle parti che avremo forato. Iniziamo prendendo la scatola più grande. Prendiamo le forbici con le punte, e dobbiamo stare attenti perché bucano veramente, e andiamo a rimuovere tutti i contorni che abbiamo disegnato. Abbiamo quasi finito di tagliare. Tra poco potremo incastrare tutti i nostri componenti. Prendiamo la scatolina piccola e ci facciamo passare all'interno il tappo di sughero. Incastriamo da una parte la testa del robot. E quello che è il collo lo andiamo a incastrare sul tappo superiore, sul foro superiore. A questo punto andiamo a creare le braccia del robot. Uno lo farò io e uno l'Irene.
Lasciamo disteso il nostro robot e andiamo ad attaccare le mani. Utilizzeremo l'attaccatutto o la colla a caldo, ma adesso per semplicità usiamo questa colla removibile, che è una pasta molto utile. Il nostro robot ha bisogno anche di un paio di occhi e dopo andremo a riattaccare la testa. Prendiamo due tappi bianchi e disegniamo gli occhi. Adesso il nostro robot sarà sicuramente molto più felice perché finalmente ha un'amica con cui giocare. Possiamo divertirci a costruire delle squadre o delle famiglie di robot e a farli giocare insieme. Un'altra particolarità della costruzione del nostro robot è che possiamo divertirci a smontarlo e a rimontare tutti i pezzi tutte le volte che vogliamo. E possiamo anche sostituire il pezzo di un robot con quello di un altro. Quindi buona costruzione e buon divertimento da Irene, da Roberta e dai nostri robot. Ciao a tutti!